da Medioevo. Era un paese molto arretrato, in cui non c'erano città moderne, c'era un po' di borghesia soltanto a Scuteri e a Corcia. La stessa Tirana era una borgata musulmana di 10.000 abitanti negli anni 20. La gente vestiva in maniera orientale, ottomana, non seguiva certamente le mode occidentali, c'erano questi costumi folclorici, ma era un mondo molto isolato. E gli italiani erano alle volte un po' sprezzanti, dicevano qui manca proprio la civiltà. In realtà era un mondo contadino in cui il tempo si era fermato, e con i suoi valori, i valori dell'onore, della giustizia, della famiglia. L'idea che avevano gli italiani comunque era di un mondo ottomano, un oriente sotto casa, un bazar sotto casa, e i bazar esistevano. Era un mondo ottomano in cui lavoravano le donne nei campi, e gli uomini al massimo facevano i pastori. Gli usi erano quelli dell'impero ottomano ancora. In generale era un mondo molto arretrato che viveva fuori dal tempo. All'inizio degli anni 20, mentre in Italia salivano al potere i fascisti, nella scena politica albanese è entrato un protagonista. Si chiama Ahmed Zogolli. È nato in un paesino del nord nel 1895. Cresciuto alla corte del sultano a Costantinopoli, è stato ufficiale dell'esercito ottomano e poi di quello austro-ungarico. Durante la Prima Guerra Mondiale cambia spesso bandiera, guerreggiando per tutti e contro tutti. I serbi, i turchi, gli austro-ungheresi lo hanno talora alleato, tal'altra nemico, finché gli austriaci gli offrono un soggiorno obbligato a Vienna. Al suo rientro in Albania, Zogolli ha una carriera politica fulminante. Nel 1920, a 25 anni, diventa ministro degli interni nel primo governo provvisorio. Nel 1922 si proclama primo ministro. Sconfitto alle elezioni, non abbandona il potere, ma è costretto dai suoi avversari a fuggire in Jugoslavia. Rientrerà in Albania nel 1924 con l'aiuto degli jugoslavi e con un migliaio di armati rovescerà il governo. Un anno dopo proclamerà l'Albania una repubblica e si farà nominare presidente. Ma nel 1928, consolidato al potere, trasformerà la Repubblica in monarchia, toglierà il suffisso turco del suo cognome e diventerà Re Zog degli Albanesi. Degli Albanesi e non dell'Albania, e quindi teoricamente anche delle popolazioni albanesi rimaste fuori dai confini. Nella sua cerimonia di investitura, Zog giura sulla Bibbia e sul Corano per rispettare le due maggiori religioni dell'Albania. Un dualismo che avrebbe caratterizzato anche il suo regno tra Oriente e Occidente. Nei cinegiornali dell'Istituto Luce, Zog appare spesso in compagnia delle sue numerose sorelle, che con le loro apparizioni pubbliche cercano di dare un esempio di occidentale emancipazione femminile. Una di esse, la principessa Saniye, sarà data in moglie al figlio in esilio dell'ultimo sultano turco, Abdul Ahmed. Il matrimonio, di cui vediamo i festeggiamenti, scatenerà le ire di Kemal Atatürk, il quale mal sopportava questo reuccio albanese che gli faceva concorrenza in Europa con le sue riforme per allontanarsi dal passato ottomano. Zog è un personaggio bifronte. Da una parte vorrebbe occidentalizzare l'Albania, fa riforme politiche, riforme agrarie, crea un embrione di Stato di diritto. Prima l'Albania era un paese molto anarchico, soprattutto le tribù delle montagne non conoscevano legge. Al tempo stesso Zog è un orientale,
Quindi è un personaggio che adotta molti sotterfugi, non dice quello che pensa, cerca di ingannare gli interlocutori. Quando i diplomatici italiani dovevano trattare con Zog, a un certo punto, a metà degli anni 30, vedono che tutto quello che loro dicono al re viene rovesciato nell'azione del re. Allora loro chiedono a Zog il contrario di quello che vogliono, in modo da ottenere effettivamente quello che vogliono. Loro vogliono bianco e chiedono nero per avere il bianco, e viceversa, perché Zog era un personaggio bizantino, fra l'altro era cresciuto da giovane al serraglio, alla corte del sultano, come ostaggio, perché il padre era un capo tribù del nord e per avere la fedeltà del padre il sultano, secondo una prassi dell'impero ottomano, l'aveva fatto venire a Costantinopoli, Istanbul, e lì lui era cresciuto e quindi era cresciuto a una corte dove l'intrigo, la trama erano la norma. E lui è un uomo che sa intrigare. Gli italiani si trovano spesso disorientati davanti a lui. Ma Zog ha bisogno degli italiani, soprattutto dei loro soldi. E anche Mussolini vuole avere rapporti privilegiati con il piccolo paese, in cambio di una fedeltà politico-strategica. Firmati due accordi di amicizia e di sicurezza, l'Italia comincia ad erogare cospicui prestiti a Zog. A prescindere anche dalla fiducia più o meno grande che si avesse nel personaggio, in Zog si identifica, e come di fatto poi sarà, un politico che garantisce la continuità e la stabilità dell'Albania. Aumenta in questo senso anche la presenza italiana. Ovviamente tutto questo viene fatto per molti aspetti anche a spese dell'Albania stessa, perché poi questo significa un meccanismo di dipendenza sempre maggiore, di dipendenza finanziaria ma anche di dipendenza in tutti i settori della vita sociale. Più la presenza italiana diventa penetrante, più Zog ambisce ad essere autonomo. Per coscienza patriottica o per non voler dividere il potere con nessuno, Zog ha spesso con l'Italia atteggiamenti imprevedibili e caparbi. Apre a potenze occidentali concorrenti dell'Italia, allaccia le relazioni diplomatiche con l'Unione Sovietica. A metà degli anni 30, quando si tratta di rinnovare gli accordi presi, tentenna. Una flottiglia di navi da guerra inviata a Durazzo gli fa cambiare idea. Puntando a una reale influenza economica, politica e strategica, gli italiani prendono varie concessioni economiche in Albania. Organizzano l'esercito, ma soprattutto mettono a disposizione cospicui fondi e tecnologie, dando l'impulso a una serie di lavori pubblici per la costruzione di strade, acquedotti, ospedali, scuole. Da un villaggio di piccole case, Tirana diventa una città. L'attuale capitale, che da un decennio si sviluppa rapidamente con fisonomia del tutto moderna. Ecco la grande piazza, dove si accentrano i vari ministeri, vasti edifici in cui le razionali tendenze moderne di architetti italiani hanno trovato nuove espressioni in armonia con l'atmosfera locale. Attraverso il viale che la riconoscenza del popolo albanese ha dedicato al duce della nazione amica, ci addentriamo nel centro della città, solcata da moderne arterie, tra i nuovi quartieri composti da notevoli edifici e graziose ville, in vari stili architettonici in cui il Novecento si arabesca spesso di motivi orientali. Chi si dà da fare con grande passione conquistatrice verso l'Albania è Galeazzo Ciano. Di fronte ai cambiamenti di umore di Zog, Ciano non esclude neanche l'eliminazione del re, organizzando un attentato assieme al suo fido Francesco Iacomoni, il ministro plenipotenziario in Albania. Sarebbe stato l'ennesimo attentato contro il monarca albanese, che durante il suo regno ne aveva scampati tanti. Ma il piano viene abbandonato,
forse perché Ciano temeva che Mussolini non avrebbe approvato l'iniziativa. Mi domando se la situazione generale, e particolarmente l'Anschluss, non ci permettano di fare un passo avanti verso il sempre più completo dominio di questo paese, scrive Ciano nel suo diario nel marzo del 1938. Ma oltre l'Anschluss c'era stato un altro evento che aveva determinato Ciano ad accelerare i tempi. Zog voleva sposarsi. E se per sua sorella aveva scelto il figlio del sultano, lui voleva una principessa cattolica. Per garantirsi che gli italiani non avrebbero invaso l'Albania e non l'avrebbero detronizzato, lui cercò di imparentarsi con Casa Savoia. Fece varie richieste di avere principesse di Casa Savoia come consorte, però i Savoia lo disprezzavano, a differenza di quanto avevano fatto con invece la dinastia bulgara, perché Re Boris aveva potuto sposare Giovanna di Savoia, la figlia di Vittorio Emanuele III. Zog, si vede, è un re o reuccio di seconda categoria nella veduta dei Savoia e quindi non gli concedono la mano di una loro principessa. A quel punto Zog ugualmente persegue una strategia matrimoniale per consolidare il proprio potere e cerca comunque una nobile occidentale. La trova in Geraldina Poni, ungherese, di madre americana, era cattolica e anche questo a lui musulmano serviva per dare un'impronta pluralista e più occidentale al suo regno. E si deve, come dire, accontentare di Geraldina. Aveva mandato in giro per l'Europa degli emissari a raccogliere fotografie di nobili europei occidentali e quando vede la fotografia di Geraldina gli piace e sceglie di sposarsi con questa donna. La scelta di Geraldina viene vissuta da Ciano come una sconfitta di fronte al Reich tedesco, molto influente in Ungheria. E gli sarà suonato ironico l'invito di Zog di fare da testimone alle sue nozze. Le fauste nozze di Re Zog I con la contessina Geraldina Apponi, celebrate a Tirana fra l'esultanza di tutto un popolo. Cortei di automobili che convogliano gli invitati al Palazzo Reale, dove verrà celebrato il rito civile, attraversano le vie della capitale fra ali di popolo che salutava con particolare fervore gli ospiti italiani. Tra il reverente omaggio dei presenti, la sposa, incantevole nel suo magnifico abito nuziale, ci appare come una visione di giovinezza e di grazia a fianco del sovrano, che veste l'uniforme grigio-verde di comandante generale dell'esercito e porta il grande collare d'Albania e il collare dell'Annunziata conferitogli dal nostro re imperatore nel 1928. La firma dell'atto, rogato su un'artistica pergamena, suggella il rito solenne che ha dato all'Albania la sua prima regina. A Ciano non era sfuggito il regalo di nozze che gli sposi avevano ricevuto direttamente da Adolf Hitler. Una potentissima e super accessoriata Grosser Mercedes rossa fiammante. Al suo ritorno a Roma, Ciano è ormai deciso. Torno dall'Albania più che mai radicato nelle mie convinzioni di soluzione integrale. Ormai, come scriverà a Iacomoni, vedeva il problema da un solo punto di vista, quello del pericolo di una decisa influenza tedesca. E preparerà subito un lungo rapporto sull'Albania per Mussolini, dove espone le ricchezze del paese, la situazione della corte e non si dimentica di rammentare anche l'onta di Valona, notando che penserà il duce a cancellarla, così come ne ha cancellate altre e più gravi della stessa natura. Thank you.